Siamo al presidio di Santa Maria Capovetere all'uscita dell'autostrada, come vedete dei trattori che sono in giro e praticamente si tratta degli agricoltori, una notizia che non ha bisogno di ulteriori commenti perché i mezzi di comunicazione ne stanno parlando tantissimo per le tante problematiche. Da quanto tempo siete qua? Siamo da sabato scorso e stiamo cercando di bloccare l'autostrada. Chiediamo che queste istituzioni ci ascoltano. Quindi dopo questo presidio vi sposterete ancora, no? Noi, il nostro obiettivo è arrivare a Roma. Sono la titolare di un'azienda agricola con mio fratello a Sparanise, un'azienda agricola biologica. E siamo qui da ben 8 giorni insieme a tanti altri agricoltori della zona a manifestare, cercare di far capire quali sono i nostri adesso problemi che stanno diventando insormontabili. Quali esattamente? Innanzitutto ci deve essere riconosciuto il giusto prezzo dei nostri prodotti alla vendita. Noi siamo arrivati al punto che i costi di produzione per arrivare a vendere il nostro prodotto sono più alti del prezzo che la grande distribuzione ci riconosce quando compra i nostri ortaggi. Chiediamo di rivedere gli anelli della filiera. Dobbiamo avere la possibilità di poter avere potere contrattuale. Abbiamo dei costi esagerati come il gasolio, l'energia elettrica. Quanti dipendenti avete? La nostra azienda ha 4-5 dipendenti, aumentano nel periodo della raccolta. Abbiamo tutti ragazzi stranieri che combattono anche con noi perché capiscono che le cose non vanno bene e pensi, a volte ci capita di buttare il nostro prodotto perché non riusciamo a venderlo o ci riconoscono un prezzo bassissimo. Stesso i nostri dipendenti che vengono da zone dove muoiono di fame, dove c'è la fame, e gli piange il cuore a questi ragazzi dover buttare, contribuire a buttare insalate, zucchine, pomodori. Fino a quando pensate di rimanere qui? Fino a quando non riusciamo ad avere un interlocutore serio, una politica che voglia ascoltarci per trovare delle soluzioni. Qual è stato il ruolo della Coldiretti in questo momento? Non ne voglio parlare, è un argomento che ci fa dolore perché ci sentiamo traditi dalle nostre associazioni. Sono arroccati nelle loro posizioni, non vogliono ascoltarci, non vogliono capire le nostre istanze. Siamo con il dottor Pasquale Merola. Salve, segretario nazionale delle Unioni d'Italia, movimento nazionale che appoggia la protesta degli agricoltori e degli allevatori in tutta Italia. Perché siete qui? È banale dirlo, ma che cosa chiedete innanzitutto? Ma una rivisitazione di tutti i trattati che sono stati fatti in Europa, perché sia per i corridoi green, perché purtroppo questo tipo sleale di concorrenza che ha portato l'agricoltura italiana in ginocchio, perché tu quando prendi prodotti all'estero e li porti in Italia a basso costo di manodopera, a basso costo qualitativamente come prodotto, lo inserisci sul mercato, quindi diventa una concorrenza sleale di mercato, non c'è più la condizione di libero mercato ma di slealtà totale. Quindi urgentemente la rivisitazione dei corridoi green, che sono stati una follia, hanno determinato la distruzione di vari comparti agricoli, perché l'agricoltura italiana non è solo il grano, ma bensì è ortofrutta, ci sono tanti pescheti, vigneti, quindi c'è di tutto, dal vino, dalla pastorizia. Stiamo rovinando con queste politiche europee tutto il nostro comparto agricolo. Dal casello autostradale di Santa Maria Capovetere tutto, Lorenzo Applauso e Gianni Scirocco per casertasera.it.